dall'incontro al MIT è arrivato lo stop definitivo dello stabilimento di viaggio della Whirlpool, si chiude il 31 ottobre dopo quasi 2 anni di lotte. Beh, secondo me non bisogna mollare ancora, io sono dell'idea che queste lotte sono sempre lunghe, non c'è mai un momento in cui bisogna ritenere che non ci sia più speranza. Bisogna premere sul governo perché è una decisione assurda che assume i tratti della tragedia incredibile ai tempi del Covid e non penso che il governo ne può uscire in questo modo, perché deve far rispettare quell'accordo, trovare una soluzione che metta al centro la dignità e il lavoro. Quindi noi lotteremo fino alla fine, come abbiamo fatto ieri, che eravamo anche presenti a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. Io ritengo che ci siano ancora spazi, io ritengo che sarà un autunno molto caldo, di cui la Whirlpool è solamente uno dei tanti anelli decisivi. Quindi Napoli sarà in lotta, lo stiamo facendo anche con il governo in questi giorni, per i diritti, per il lavoro, per evitare che l'epidemia sociale ed economica faccia dalle nostre parti più danni dell'epidemia sanitaria. Il DL semplificazioni dovrebbe arrivare in aula lunedì, diciamo, si dice come data, lei è fiducioso? Il DL dice che dovrebbe approvare il Consiglio dei Ministri, il DL semplificazioni, non lo so, attendiamo, io ho sempre speranza, prima o poi ci sia un governo che si accorga che senza i comuni e senza il popolo non si va da nessuna parte.